Ciao a tutti, soprattutto ragazze, questa è la Ale. Ecco qui che mi sciolgo. Ma adesso ritorno. Ritorno da voi per dirvi una cosa. Innanzitutto sono molto più in forma di prima e niente, volevo dirvi delle informazioni. Anzi, volevo fare un invito soprattutto a voi ragazze. Se un uomo, per esempio, cerca di darvi un pugno, cerca di prendervi a schiaffi, eccetera, e vi dà della puttana varie volte, anche se torna dopo diversi anni facendo finta di essere pentito o essendo pentito, no? Ecco, innanzitutto sono solo problemi suoi, scusate la mano, sono solo problemi suoi e soprattutto ditegli sempre di no. Non esiste perdono per gente che distrugge la nostra autostima. Soprattutto buttatelo fuori dalla vostra vita e non parlategli mai mai più. Vedrete che starete molto ma molto meglio. Questo è un invito per avere una vita migliore. Questo è un invito per liberarsi di certe cose. Togliete l'immondizia dalla vostra vita e vi sentirete molto ma molto meglio. Ragazze, se un uomo cerca di pestarvi, quello non è amore. Quello è una testa di minchia che ha grossi problemi a parlare, perché parlando si risolvono i problemi, non pestando la gente. Quindi no alla violenza contro le donne e non è assolutamente vero che l'Italia è un paese femminista, è un paese sessista ed è un paese allucinante per le donne. Le donne non possono fare un cazzo e altrimenti vengono chiamate troie. E questa parolina è una cosa che no, assolutamente non sopporto. Innanzitutto perché adesso vivo in Germania e quindi qua, anche se veramente sono prostituta, ho un lavoro e sono fatti loro. Ma poi soprattutto io ho il diritto di gestire la mia patata come diavolo voglio, nei limiti di quello che è la mia bruttezza naturale. Comunque sia, c'è sempre qualcuno disposto anche a raccoglierlo, diciamo, con lo spazzolino per pulire per terra. E sono solo cavoli miei. Il fatto che tu, per le tue frustrazioni, perché hai paura delle donne, ti permetti di dire certe cose e anche di alzare le mani, ti rende un pezzo di merda. E come tale non sei perdonabile né ora né mai. Sono solo fatti tuoi se ti sei pentito. Il pentimento per me è una cosa personale. Se tu ti sei pentito, non devi venire a rompere i coglioni a me. Sono cazzi tuoi, dovevi pensarci prima. E soprattutto con la storia del pentimento si sono fatte numerose altre cazzate, soprattutto perché, scusate, sta passando un bolide, soprattutto perché con la storia del pentimento, diciamo che una persona che perdona viene considerata un idiota da queste persone molto cattive. E come tale sono libero di rifarle del male. No, a un certo punto c'è il no e vai a fare in culo per sempre. Quindi sbattete fuori le persone così dalla vostra vita, vi sentirete molto meglio, soprattutto non ne avete bisogno, fidatevi, non ne avete bisogno. È meglio stare sotto un ponte che con quelle persone. Quindi coraggio e ritiriamoci su, che è ora. Ciao a tutti e buona vita. Ciao ciao.